Ecco a voi l'Amazzone fronte gialla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete capito dal titolo, parleremo dell'Amazzone fronte gialla. Un pappagallo davvero molto molto particolare, non ne ho mai parlato sul canale, ma eccovi qui un video ad hoc per l'Amazzone fronte gialla. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché siamo circa 2000 iscritti ma stiamo crescendo ogni giorno sempre di più. E poi vi ricordo anche di seguirmi sui social come Instagram e TikTok, visto che lì vi aggiorno sulle novità, sui contenuti del canale con molta più frequenza rispetto a qui su YouTube. Ma ragazzi, detto questo, iniziamo subito. L'Amazzone fronte gialla è un pappagallo originario che quindi vive in natura in Sud America, in particolare nelle regioni del Brasile, Perù, Venezuela e quindi tutta la parte del Sud America e quindi le foreste tropicali. Esistono circa 11 specie appartenenti alla famiglia delle Amazzoni, ma quella di cui parlerò per l'appunto nel video è l'Amazzone fronte gialla. Nella fattispecie l'Amazzone fronte gialla è un pappagallo che può raggiungere quando è adulto circa 30-35 fino anche a 40 cm di lunghezza compresa la coda e può raggiungere un peso di circa 350 grammi. Quindi un pappagallo comunque piuttosto robustino e molto più grande rispetto a una cocorita o un inseparabile, si avvicina più o meno alla grandezza che ha una calopsite, però comunque la calopsite, quei 30-35 cm anche a volte che raggiunge, li raggiunge grazie ad una coda molto più lunga, mentre di coda ce n'è molto di meno nell'Amazzone, che invece è molto più robusto rispetto a una calopsite. Come si può ben capire dal nome, è un pappagallo che presenta delle piume gialle sulla fronte e per questo per l'appunto viene chiamato Amazzone fronte gialla, e poi è ricoperto invece da piume verdi, verde olivastro più o meno, su tutto il corpo. Sulle ali però si può vedere dei piccoli colori come rosso e blu anche all'interno dell'ala. L'Amazzone fronte gialla non ha dimorfismo sessuale, ovvero non è possibile riconoscere il sesso dell'esemplare semplicemente vedendolo, come può capitare invece ad esempio con una cocorita o una calopsita, ma ha bisogno di un sessaggio attraverso di DNA. Infine, in cattività ha un'aspettativa di vita di circa 60 anni. Passando al carattere dell'Amazzone fronte gialla, questa è sicuramente una specie che vi potrà divertire e sempre far perdere tempo, diciamo così, per tutte le cose che può fare l'Amazzone fronte gialla. Infatti questa specie è ottima nel parlare, può essere seconda a altri pappagalli come possono essere i cenerini, e quindi potete ben capire che ha un'ottima capacità di linguaggio. È un pappagallo quindi molto divertente, però ahimè è piuttosto rumoroso, anzi più che piuttosto molto rumoroso, quindi se ad esempio abitate in condominio io ve lo sconsiglio, perché magari potreste incappare in problemi con il vicinato e quindi è meglio evitare se vivete in condominio. Se invece ad esempio abitate in una zona un po' più rurale, quindi in campagna o altro, non c'è nessun tipo di problema, perché sì, è rumoroso, però abitando in campagna e quindi essendo un po' più isolati si verifica meno questo problema della rumorosità. Però attenzione davvero, perché può avere dei versi piuttosto forti e fastidiosi per gli altri. Quindi, data la sua capacità nel divertire e nell'essere curioso, vivace, questo vi può far capire comunque anche che è consigliato a persone che già hanno avuto un pappagallo, che quindi già sanno quali sono gli impegni che si dovranno prendere quando prendono un pappagallo, e soprattutto è sconsigliato per chi ad esempio cerca un pappagallo molto più tranquillo, perché tranquillo proprio non è, anche perché ha bisogno comunque di interattività con gli altri. In questo caso, se cercate un pappagallo un po' più tranquillo, magari anche più piccolo e che costa di meno, vi consiglierei il parrocchetto di Burke, sul quale ho fatto un video e vi lascio il link in descrizione, oppure lo trovate sopra nelle schede. Passando all'alimentazione, l'Amazzone avrà bisogno di una dieta piuttosto varia, come un po' tutti i pappagalli, e quindi giusto mix di semi adatto alle Amazzoni, e in questo caso all'Amazzone fronte gialla,
poi anche il giusto mix di estrusi, il giusto quindi pacco di estrusi per l'amazzone, e poi frutta e verdura. Sulla frutta e verdura mi raccomando, controllate sempre qual è il tipo di frutta e qual è il tipo di verdura che la specie si può mangiare, perché ci possono essere dei tipi di frutta e dei tipi di verdura che possono essere nocivi alla salute del pappagallo. Quindi mi raccomando, basta fare una piccola ricerca, come ad esempio anche faccio io, perché a volte non mi ricordo qual è la frutta e la verdura che non posso dare al mio pappagallo. Basta cercare su internet e basta inserire il nome del frutto o della verdura che volete dare al pappagallo e poi la specie del pappagallo, e troverete sicuramente un sacco di informazioni attraverso forum oppure anche siti che vi diranno qual è la frutta e la verdura che non può essere data e quella che invece può essere data alla specie. Ovviamente poi attenzione all'osso di seppia, che non deve mai mancare all'interno della gabbia e all'interno dell'alimentazione del pappagallo, proprio perché costituisce un grande apporto di calcio per il pappagallo. Passando alla gabbia, in questo caso questa deve essere piuttosto grande. Vi consiglio come dimensioni minime per un esemplare, per un singolo esemplare, ad esempio un 80x100x60, però ovviamente sono sempre dimensioni minime, quindi mi raccomando, puntate sempre ad avere una dimensione maggiore per il pappagallo. Poi ovviamente se il pappagallo è un allevato a mano, le dimensioni possono cambiare, possono diminuire leggermente, a patto che esca più volte al giorno dalla gabbia e che usa appunto la gabbia o quando è da solo o semplicemente per dormire. Mi raccomando anche all'allestimento della gabbia, anche se deve passare e se passerà poco tempo al suo interno, mi raccomando, riempitela comunque con diversi giochi e diversi passatempi per il pappagallo quando si troverà da solo, perché magari voi non ci sarete. Infatti questa specie ama anche molto arrampicarsi, e quindi mi raccomando anche al tipo di grate che prenderete per la gabbia e che avrà la gabbia, e fate in modo quindi che il pappagallo, anche quando sarà all'interno della gabbia perché voi non ci sarete, potrà comunque perdere il tempo con giochi e altre cose varie. Passando invece alla fase riproduttiva, quindi quando i pappagalli si riprodurranno, questi raggiungeranno la maturità sessuale attorno ai 2-3 anni di età, e successivamente alla copula la femmina deporrà dalle 2 alle 4 uova, che si schiuderanno dopo circa 25-27 giorni. Dopodiché il tempo di svezzamento dei pulli sarà di circa 2 mesi. Passiamo invece al prezzo dell'amazzone fronte gialla. L'amazzone fronte gialla ha un prezzo sul mercato che varia dai 600 fino anche 1100-1200 euro, ma questo dipende, come dico sempre, sia dalla zona in cui vi trovate, perché magari in una zona c'è più mercato, in un'altra zona c'è meno mercato, e poi dipende anche dal tipo di esemplare che volete prendere, se è un esemplare giovane oppure che ha già avuto delle stagioni dove si è accoppiato con altri pappagalli, un pappagallo che a cui è stato già riconosciuto il sesso, quindi si sa se è maschio o femmina e così via. Ovviamente sì, il prezzo è piuttosto alto, ma questo rappresenta anche la difficoltà che c'è nell'allevare un pappagallo del genere. Infatti è comunque un pappagallo che richiede molto molto tempo a disposizione, quindi come ho detto già prima è sconsigliato per chi cerca un pappagallo tranquillo, e lo sconsiglio anche ad un neofita, quindi qualcuno che si affaccia per la prima volta al mondo dei pappagalli, proprio perché è un po' più difficile, un po' più impegnativo rispetto ad altri pappagalli, e anche perché ha un'aspettativa di vita in cattività di 60 anni, che è comunque parecchio. Ragazzi, poi vi ricordo inoltre che se volete acquistare questo pappagallo, mi raccomando, fatevi dare dal venditore il documento del CITES e verificate che l'esemplare che andate a comprare abbia l'anellino sulla zampa. Questo perché l'amazzone fronte gialla rientra tra le specie che appartengono all'appendice B del CITES, quindi mi raccomando a questa cosa. Ma ragazzi, il video finisce qua, mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace a questo video, commentate e soprattutto iscrivetevi al canale. Ma ragazzi, da Like Parrots è tutto e noi ci vediamo alla prossima.